comunque, anche se non particolarmente addentro nelle ultime vicende, comunque negli aspetti normativi, di storia, l'evoluzione in particolare del Servizio Sanitario Nazionale, sì, buonanotte, regionale. Per cui c'è tutta una parte iniziale in cui si cerca di fare il punto in maniera estremamente sintetica dello stato, degli aspetti negativi, diciamo così, attuali del servizio o sistema che dir si voglia sanitario regionale. E poi c'è una seconda parte in cui in sostanza, in maniera anche molto sintetica, ma proprio l'obiettivo è quello di lanciare una serie di idee le più semplici possibili, quali sono i punti principali di forza, i titoli perlomeno in termini di proposte che noi facciamo, su quali sono i nodi su cui riteniamo che bisogna fare un cambio diverso importante. Anche per questo poi il titolo che mi è venuto è Il vero paziente 1, la sanità lombarda, che mi sembra abbastanza appropriato per l'occasione, come si dice. E per cui ovviamente possiamo discutere di se ci sono qualcosa che ho dimenticato, qualcosa da migliorare, su quello non c'è problema. Questo volantino potrebbe essere, in funzione ovviamente di quello che sarà poi possibile concretamente fare, la base comune, chiamiamola così, dei testi o comunque dei documenti che anche le singole realtà territoriali, le singole associazioni potranno, volendo farlo per quella giornata, magari poi ognuno potrà aggiungere aspetti specifici del proprio territorio, quindi evidenziare quali sono dei problemi o delle proposte particolari per il territorio di riferimento. Perché quello che avevamo in qualche modo discusso l'altra volta, e mi sembra che era quello un po' l'indirizzo, era quello di far pesare e di ovviamente sviluppare, sostenere, fare in modo che emergano tutte quelle realtà locali che hanno qualcosa da dire sulle proprie, che conoscono, hanno qualcosa da dire sulle proprie specificità. Per cui penso, e lo pensavamo già allora, che dal punto di vista dell'iniziativa su come la si può pensare il 20 febbraio, può essere una iniziativa, ovviamente compatibilmente con le possibilità di movimento, eccetera, eccetera, ma comunque anche se andiamo in zona rossa, una qualche staticità si può fare senza andare troppo lontani da dove si risiede. Quindi fare dei momenti di presenza, magari visto che è un sabato, vicino, fuori dagli ospedali o da altre presidi sanitari che sono aperti anche a sabato, dove c'è un minimo di movimento, con il volantino e magari se riusciamo, come già siamo riusciti a fare bene, grazie ad Antonio, i collegamenti tra le diverse piazze, poi mettere in rete la discussione e le diverse peculiarità locali, così come vengono espresse direttamente nei momenti locali. Ricordo, non so quanti sono quelli che partecipano tra quelli presenti al tavolo della Società della Cura che abbiamo fatto una settimana fa, giusto? Giusta, una riunione nazionale in cui abbiamo messo in fila, diciamo così, le diverse iniziative, le diverse date che stavano venendo fuori, quelle principali dal punto di vista concreto, diciamo così, cioè anche di iniziativa in qualche modo tendenzialmente in mobilitazione, sono sicuramente la nostra del 20 e quella che è stata peraltro assunta come obiettivo più generale da parte della Società della Cura come iniziativa comune o comunque come data condivisa, al di là del tema specifico della salute piuttosto che altri, e comunque anche poi abbiamo sempre ovviamente quella del 7 di aprile come data, in questo caso anche lombarda, non solo lombarda, per quanto concerne il giorno contro la commercializzazione della
della salute, che si lega quest'anno con l'iniziativa relativa alla, che è in corso, relativa al contrasto alla brevettazione dei vaccini. Ricordo che sul nostro sito, sul sito apposito, andate, sottoscrivete, perché è un'iniziativa in cui possono partecipare tutti i cittadini, una raccolta di 1 milione di firme a livello europeo, 180.000 l'obiettivo nazionale, e in questo modo si porterà una petizione, comunque una mozione, chiamiamola così, che dovrà essere discussa al Parlamento europeo, specifica su questa tema. A Marco Tina, che vedo che ha scritto in chat, è vero quello che scrive, la contraddizione che c'è nelle norme sulla zona rossa è che si può fare la manifestazione statica, cioè lì con l'autorizzazione, con la segnalazione alla questura competente si può fare, il problema è arrivarci, nel senso che ci può essere sempre qualcuno che può contestare il percorso, e quindi bisogna dotarsi comunque di una giustificazione che riprende, adesso non mi ricordo l'articolo esatto, sì, l'articolo 1 di comma 10.i del DPCM, forse c'è anche uno precedente, che comunque appunto permette le manifestazioni statiche. Quindi se io sto andando a una manifestazione statica, sto andando in un posto in cui è permesso stare, quindi non ci dovrebbero essere particolari problemi a muoversi, però per evitare problemi ovviamente tendiamo comunque a rimanere nel proprio comune, comunque in zona vicino alla propria residenza, non andare dall'altra parte della Lombardia, altrimenti uno viene fermato 10 volte, ovviamente, cioè, potenzialmente, cioè, ci può essere qualche problema. Questo è un po' per aggiornare, per cui direi che gli interventi possono vertere sia sul testo del volantino che ho preparato, sia sull'impostazione che ho cercato di brutalmente sintetizzare. Direi 3-5 minuti di intervento a testa. Marco, ma io sulla chat non vedo il volantino. Pronto? Se vuoi lo rimetto. Lo rimettiamo, perché forse non lo rimetto. Sì. Se non lo vedi, sì, te lo mando via mail al volo. No, ma non c'è. No, ma c'è sulla chat. Io lo vedo. Adesso l'ha rimesso, lo vedi? Non lo vedi? Allora te lo mandiamo via mail. Via mail. Sì, certo c'è. Scusate. Niente, non ho capito. È sulla chat con vero paziente 1. Beh, se non lo vedi probabilmente è un problema, niente, te lo inviamo via mail così almeno siamo sicuri. È un problema mio, scusate. Sì, sì, no, ma non c'è nessun problema, lo mandiamo magari nella mail già del nostro gruppo, almeno ce l'hanno tutti, secondo me, la possiamo mandare lì. La invii tu adesso o la invio io? Vai, dopo ci penso. Allora, niente, grazie. Giovanna, metti la tua mail, così te la mando io al volo, dai. No, scusa, meglio mandarlo a tutti, perché bisognerebbe fare il download, così. Sì, sì, allora faccio così. Quando adesso darò la parola a Antonino Cimino, poi vi mando il tutto via mail nel gruppo. Appunto, dunque, allora ringrazio Marco chiaramente per l'intervento. Io volevo soltanto aggiungere una cosa, ecco, per quanto riguarda così una prima idea, perché poi appunto vediamo stasera e anche ovviamente nei prossimi giorni come definire meglio l'iniziativa del 20. Io appunto sono assolutamente dell'idea che sarebbe il caso, se possibile, di fare tante iniziative, dato che saranno a livello regionale, almeno per quanto ci riguarda, magari non lo so, nei capoluoghi o dove c'è la possibilità di fare una presenza appunto fuori dagli ospedali o magari in qualche zona che sia di riferimento per questo tipo di questione appunto nei vari territori.
e cercare poi appunto di fare una sorta di diretta tra le varie piazze. Io credo che magari questa cosa possa essere anche interessante per poter, diciamo così, fare in modo di lanciarla anche dal punto di vista mediatico. E, niente, per cui vedevo che appunto aveva chiesto Nino Cimino di parlare, prego. No, niente, allora io volevo raccontare la situazione di Brescia, dove a Brescia noi siamo, abbiamo realizzato una rete che si chiama, lo sta andando tutto bene, che oltre a Medicina Democratica vede la partecipazione di numerose altre associazioni, centri sociali e così via, dal Magazzino 47, Radio Onda d'Urto, Io Curo, Rifondazione Comunista, Libertà e Giustizia, eccetera, eccetera. L'ultima iniziativa che noi abbiamo fatto l'abbiamo fatta 2 giorni fa, il 13 gennaio, e parlando di che sanità abbiamo bisogno, a cui aveva partecipato il dottor Gianni Tognoni del Mario Negri Sud, il dottor Di Stefano, che è il presidente dell'Ordine dei Medici, Susanna Cantoni della Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione e una dottoressa dei Camici Grigi, cioè di quei medici laureati che ancora non sono né specialità né altro, rimangono lì in mezzo. In cui era stato ribadito come il concetto della salute, come sia necessario in realtà farsi cura della vita delle persone e non trasformare la salute in una merce. E quelle che sono le interazioni tra le disuguaglianze, la povertà, l'ambiente che portano dopo alla salute. Cioè dire, la salute non si tratta soltanto di curare la malattia, ma è un discorso molto più ampio e su questo probabilmente occorrerebbe lavorare. E per cui noi avevamo già pensato a delle prossime iniziative che sono un po' forse più precoci del 20 di febbraio. Più precoci del 20 febbraio nel senso che ci sarà, c'è stato l'insediamento della Moratti come nuovo assessore al welfare, che vuol dire che la Regione Lombardia ha fatto delle scelte di continuare nel suo regime di liberismo, privatizzazioni, aziendalizzazioni e non di cambio della visione di quello che era la sanità. E noi avevamo proposto, cioè proporremo qui nel Bresciano, una data precoce alla data del 20 febbraio, ma proporre per il 23 gennaio dei presidi davanti a tutti quanti i presidi ospedalieri della SST, per cui SST di Brescia, di Desenzano, di Chiari, dei presidi contro l'insediamento della Moratti per rilanciare quella che possa essere una proposta diversa di sanità. Per far questo noi abbiamo preso anche, cercato di prendere contatti con le forze politiche del cosiddetto, posso dire cosiddetto, centro-sinistra, che hanno fatto delle proposte per quanto riguarda sia l'assistenza in generale, sia per quanto riguarda il destino degli ospedali civili di Brescia, e stranamente ci hanno invitato alle loro riunioni aperte per portare le nostre proposte, le nostre critiche, le nostre visioni rispetto a quelle che erano le loro proposte. Per cui questi contatti stanno portando a qualcosa, cioè dire un certo riconoscimento dell'attività che abbiamo fatto. Sicuramente
particolarmente aderiremo alle manifestazioni del 20 febbraio, del 7 aprile, come abbiamo sempre fatto, però probabilmente, visti i tempi brevi dell'approvazione della legge, se si cominciasse con dei presidi, con qualche manifestazione, visto che è consentito farlo, cioè non come manifestazione ma come presidio davanti alle varie strutture ospedaliere prima del 20 febbraio, perché oltre, da qui a oltre un mese, per fare dei presidi già verso il 23 gennaio, penso che sia una cosa importante far vedere il movimento fin dall'inizio e il perché siamo, cioè che proposte, cioè non più soltanto dire che va male, ma dire che proposte facciamo, cosa vorremmo della sanità. Ed è questo il senso che vorremmo dare a queste nostre iniziative locali nel Bresciano in questa data del 23 gennaio. Basta. Va bene, grazie. Allora, io credo davvero che anche all'interno di questa cosa, oltre che nella società della cura, anche noi qui forse è bene che almeno facciamo girare fra di noi una sorta di piccolo calendario, perché se ci sono anche delle iniziative fatte magari soltanto a livello locale, perché appunto ci sono altre scadenze, altre mobilitazioni, che mi sembra assolutamente giusto che vengano fatte ben prima del 20 di febbraio, se sono già organizzate ci mancherebbe altro. Io credo che sia importante però farle sapere in modo tale da farle conoscere anche a tutti gli altri. Per cui questa cosa la trovo assolutamente interessante. Se c'è qualcun altro in qualche altra provincia o che comunque ha intenzione o ha conoscenza di altre iniziative prima del 20 di febbraio, secondo me è bene che ce lo facciamo sapere. Considerando il fatto che però non avviciniamoci troppo il 20 febbraio, perché temo che poi fare una iniziativa il 19 e anche il 20 in uno stesso territorio probabilmente sarà un po' difficile. Allora, questo è quello che penso io, poi ovviamente ognuno potrà dire quello che vuole all'interno di questa serata. Allora, aveva chiesto di parlare, scusate, adesso vado a riprendere, Roberto Cerboni, prego. Grazie, no, prima di tutto penso che queste ultime due riunioni, anche in termini di partecipazione oltre il dibattito, stiamo facendo un salto quantitativo come coordinamento lombardo. Cioè, diciamo che le riunioni precedenti, le iniziative fatte, non ne avevano ancora visto un'affermazione, una crescita di questo coordinamento, per cui oltre alla giornata del 20 giustamente un grosso ruolo per fare questo salto di qualità è la preparazione e la crescita rispetto a queste cose qua. Mi sembra che sia la relazione sia l'intervento precedente bene o male riflette questa impostazione. Qualche riflessione che abbiamo fatto noi come comitato nell'ultima riunione. Cioè, prima di tutto, sulla legge 23, d'accordo su tutto quello che è stato detto, il fatto di finalizzare, cioè una constatazione. Adesso, per tutto quello che è successo in Regione Lombardia, Covid, mica Covid, saltano tutti sulla parola d'ordine, in maniera dubbia, della medicina territoriale. Lo fa la neoassessore lombarda, in zona nostra lo fa il PD, l'altro comitato, il PD di zona, che dice abbiamo deciso di chiedere un distretto, come si chiama, per la Barona, che praticamente il quartiere è uno di quelli dove lavora il comitato, via dicendo così, per non lasciare perdere anche tutto quello che riguarda il resto, così la destra, l'Italia. Cioè, bisogna, oltre a esaminare e far conoscere le nostre posizioni, puntare molto a questa demistificazione, perché non si può far scontare tutto quello che molti, anche nel centro-sinistra, hanno provocato negli anni passati
e comunque hanno continuato fino a poco tempo fa a fare. Cioè, ricordiamoci tutti la mozione inutile, come si chiama, all'interno della regione, che era stata fatta quando, ad esempio, sappiamo che lo stesso Sala e lo stesso Bonaccini erano contro la mozione per le dimissioni di Gallera. Vabbè, chiuso questa cosa qua. Per quanto riguarda le iniziative, anche noi ci siamo resi conto che bisogna un attimino, oltre a occuparci del discorso e all'interno degli ospedali, anche se è fondamentale perché ci devono essere i lavoratori degli ospedali per questa situazione qua, andare a cogliere tutte le occasioni che ci sono all'esterno rispetto a questa situazione. Ad esempio, domani noi avremo una riunione, andremo in Baiamonti, dove avrete visto tutta l'esperienza molto importante di medicina solidale che sta facendo i tamponi, e assieme a molti altri si sta cercando di creare iniziative per vedere che non rimanga solo una iniziativa simbolica molto importante ma localizzata in quel luogo, ma si possa magari anche estendere rispetto a questa cosa. E le premesse rispetto a questa cosa qui ci sono. Altre cose da dire così. Sentivo prima parlare di la società della cura. Cioè, all'interno di questa situazione, è vero che permane il lockdown e tutte quelle cose lì, però le uniche iniziative che riusciamo a fare, come si chiama, o comunque troviamo riscontro rispetto alla situazione, anche rispetto al discorso precedente, che fanno in fretta tutti a esprimere posizioni non tanto chiare sui social, così, li troviamo con tutta una serie di soggetti che sono, come si chiama, emersi in quest'ultimo anno rispetto alla pandemia. Cioè, l'abbiamo visto a Milano, adesso non ricordo la giornata, con la consegna del dono di Natale alla giunta regionale, che è un salto in avanti rispetto all'elaborazione specifica solo del discorso della sanità, ma lo vediamo anche in molte altre situazioni. Ad esempio, stamattina alcuni di noi sono andati a un presidio, una scuola di Milano, il Severi, dove anche lì priorità alla scuola, ha affiancheggiato l'occupazione degli studenti, e dove anche lì, come si chiama, una medico genitrice così ha fatto provocatoriamente i tamponi all'interno della scuola ad alcuni studenti così. Cioè, un'esperienza dello sciopero che è stato fatto il 14 di dicembre, anche se non siamo ancora riusciti poi a valorizzarlo fino in fondo, ma contiamo di farlo così, è stato lo sciopero del San Paolo San Carlo per la situazione che si era creata all'interno della situazione. E lì avrà visto, ad esempio, il presidio che c'è stato a San Paolo, un centinaio di presenti di altre situazioni, molti, le brigate centri sociali, le brigate volontarie e parecchi sindacati di base. Per cui, cioè, questo è un ambito in cui, come si chiama, dobbiamo muoverci anche per quanto riguarda andare avanti. Per quanto riguarda il problema specifico, come è stato detto, stavamo pensando che bisogna, come si chiama, andare verso l'esterno, e rispetto a questa cosa qui stiamo pensando, nelle zone di riferimento nostre così, a un monitoraggio delle strutture sanitarie pubbliche e private che in questi anni qui da una parte sono state chiuse, depotenzializzate, e dall'altra parte siamo aperte. Adesso non stiamo cominciando col monitoraggio, però abbiamo intenzione anche di continuare con presidi, manifestazioni davanti a queste situazioni qui per fare emergere un attimino questo tipo di situazioni. E rispetto a una di quelle proposte che era all'interno del, come si chiama, il giorno di oggi si parla tanto dei ruolo dei sindaci, di premere verso i sindaci. Noi a Milano non ci abbiamo i sindaci, ci abbiamo i presidenti di municipi, lasciamo perdere cosa sono stati in questi anni i municipi che dovevano rappresentare un salto, in realtà hanno rappresentato il fallimento della partecipazione. Anche lì le iniziative che vorremmo fare, come si chiama, vanno nel senso di
chiedere conto, anche visto che ci sono state anche contraddizioni, noi abbiamo assistito anche a dei come si chiama, dei dibattiti del PD con Licè, molto al di là di quello che dicono fuori, c'è molto malumore rispetto a quello che si, come si chiama, si sta sviluppando. L'ultimo discorso per chiudere con lì, dobbiamo però fare un attimino il salto rispetto a questa cosa qui come coordinamento lombardo. Da una parte diceva giustamente Muscolino, troviamo le forme di mettere in rete tutte le iniziative, le notizie, tutte queste cose qui che ci sono. Dall'altra parte, cioè, vediamo anche per situazioni specifiche territoriali di trovare la possibilità di metterci in rete. Domani noi siamo impegnati dall'altra parte, non possiamo andare a Sesto, però Sesto è una realtà che c'è dall'altra parte, il Varesotto, anche quella contro la chiusura di Russia del passato per l'apertura di un... Dovremmo cercare di creare un contatto duraturo, non è che non ci sono stati passati, perché si possano assieme magari fare un salto per quanto riguarda le elaborazioni, oltre che magari contemporaneamente mettere in atto certe iniziative in preparazione appunto del Veneto. Sì, grazie. Sì, appunto, quest'ultima cosa mi serve appunto per dire che il calendario era solo un'idea, ma credo che sia importante appunto da un lato per evitare sovrapposizioni, dall'altro anche per, diciamo così, far partire una certa sinergia che magari ci può essere nel momento in cui magari si può cercare di organizzare anche due manifestazioni in luoghi separati, stanti i problemi di cui abbiamo parlato prima, ma magari con, se possibile, degli slogan unificanti, cioè uguali su alcuni elementi che senza dubbio dovrebbero quantomeno essere di fattor comune appunto per tutti. Non so, questo potrebbe essere un'altra modalità. L'altra cosa che volevo dire era appunto relativa al fatto che appunto si parlava prima anche della vicenda della telemedicina. Ecco, la telemedicina è una senza dubbio delle novità che sta venendo avanti, ma che comunque la Regione Lombardia aveva già previsto, perché aveva già fatto una delibera precisa, addirittura definendo una tariffa per le visite fatte in telemedicina. Non a caso appunto nel recovery plan che prevede 20 miliardi per quanto riguarda la sanità dai 9 da cui si era partiti, di questi 20 miliardi la bellezza di 10, cioè il 50%, sono appunto previsti per gli ammodernamenti dal punto di vista informatico. Allora, io credo che senza dubbio l'elemento informatico ha comunque importanza. Mi sembra un po' assurdo che venga dato praticamente il 50% di tutta la quota prevista per la sanità per la parte informatica, che molto probabilmente, almeno qui in Regione Lombardia, verrà senza dubbio declinata come telemedicina, televisita e cose di questo genere. Cioè, ancora una volta, mantenendo il prestazionismo, scusate questo neologismo, mantenendo il prestazionismo, addirittura facendo diventare virtuale a questo punto, per cui facendo anche qui un salto di qualità di un certo tipo. Per cui anche su questa cosa, secondo me, si potrebbe si potrebbe ben sottolineare il problema e dire che ok, appunto va bene cercare di informatizzare dove è importante, perché senza dubbio lo è informatizzare determinate cose, ma per quanto riguarda la televisita, la telemedicina, bisogna un attimino cercare di capire di che cosa si vuole parlare in maniera concreta. Questo è quello che penso io. Ha chiesto di intervenire Vittorio Agnoletto, prego. Ciao a tutte e a tutti. Brevemente
procedo a punti. Prima questione, le iniziative locali sono fondamentali e dobbiamo fare anche un lavoro importante d'inchiesta. Lo dico chiaramente, a 37.2 arrivano una quantità di segnalazioni, non siamo in grado di seguire tutto, ma anche cose su cui sarebbe necessario fare inchiesta. Per esempio, ci è stato indicato che alle SST Rodense stanno esternalizzando ulteriori attività, entrano consorzi di infermieri che vengono messi a lavorare insieme agli infermieri del pubblico negli stessi reparti, quello che dipende dal consorzio della cooperativa privata e quello che dipende dal pubblico. Questo è l'altro passo. L'altra volta raccontavo di Medicase, che gestisce un reparto a Sesto San Giovanni e un reparto a Passerana dentro gli ospedali. Cioè stanno andando avanti sparati sulla privatizzazione. Una delle prime dichiarazioni della Moratti qual è stata? Farò degli accordi con ambulatori privati, neanche convenzionati, per la somministrazione del vaccino. Mi è anche arrivata una segnalazione, devo verificarla perché la fonte è riservatissima, che ci siano addirittura posti che possono offrire già adesso a pagamento il vaccino, devo verificare com'è questa situazione. Però la penetrazione del privato è fortissima, quindi noi dobbiamo costruire proprio anche una mappa di quello che sta avvenendo e quello che sta avvenendo in queste settimane. E questo collocarlo dentro le iniziative territoriali, che è il punto centrale. Seconda questione, dobbiamo assumere un slogan del tipo no al cambiamento d'immagine della legge 23. La modificheranno solo d'immagine. La vicenda della sanità territoriale era esplosiva, non potevano ignorarla, è stata messa lì in quel modo perché qualcosa faranno. I distretti sanitari almeno formalmente li riapriranno, poi sappiamo bene come li aprono, non ci sarà il personale, via dicendo. Noi dobbiamo dire nessun intervento cosmetico, no cosmesi sulla legge 23. Questo è un elemento importante. Terza questione. Io penso che c'è un problema di dato politico. Cioè, noi dobbiamo far pesare un dissenso nei confronti di questa giunta di massa, che è una cosa diversa solo dalla sommatoria delle nostre iniziative. Mi spiego. Se noi facciamo tutte le iniziative, poi il 20 ci colleghiamo per internet a parlare. Benissimo, ma parliamo tra di noi. Allora, a tutta quella gente che comunque ci ha seguito, a quei 100.000 che hanno firmato per commissariare la regione Lombardia, una parte sarà disponibile a muoversi zona rossa, non zona rossa, a fare l'iniziativa statica. E agli altri? Io propongo di dire che la regione Lombardia deve essere coperta di lenzuoli il 20, coperta di lenzuoli e balconi, in modo che sia visibile dalla strada, da chi passa. Individuiamo 4-5 slogan, fontana, casa, fontana e soci a casa, fontana, epidemia colposa, che è l'elemento su cui sta indagando la procura di Bergamo, con epidemia colposa, è chiaro a tutti cosa vuol dire, no? La mancata zona rossa, cioè che anche il cittadino che ha avuto lui il problema di sanità ma che non è in collegamento con noi, passando per Milano, passando per Bergamo, guardando in giro, coglie che c'è una giornata di protesta. Dobbiamo lanciare l'appello perché tutti quelli che sono disponibili facciano un atto di questo tipo. Produciamo il volantino di Marco, io l'avevo visto, va benissimo come temi e come obiettivi, poi mettiamo in fondo 4-5 slogan, ci vuole qualcuno più creativo di me, io sono un disastro sul piano della creatività, chi mi conosce lo sa, però 4-5 slogan che poi vengono ripetuti continuamente, e il 20 tutto questo, completamente, da tutte le parti. Altra questione che anche perché le istituzioni il 20 cercheranno di autoassolversi, di dire che c'è stata la bomba nucleare rispetto alla quale non si poteva fare assolutamente nulla, si presenteranno loro come le vittime, vedrete che troveranno modalità per andare a premiare i medici eccetera, gli eroi loro. Noi dobbiamo anche qua lanciare un appello per cui nessun medico eccetera accetti di essere premiato da quelli che sono i colpevoli. Perché noi organizziamo le nostre cose, ma il potere organizzerà la sua autocelebrazione per quel giorno. Ultima questione, che però è sul pezzo.
Guardate che la notizia arrivata 5 ore fa, cioè che la Pfizer dà il 29% in meno. Mi vedete, mi sentite ancora? Sì. Ah, ecco, sì. Perfetto, era sparito. La Pfizer dà il 29% in meno dei farmaci, dei vaccini. Ma guardate che è una cosa pazzesca. Non ha neanche motivato il perché. Non si sa se è una questione che riguarda, come qualcuno dice, un centro di produzione in Belgio, o se è che il nuovo presidente degli Stati Uniti, per far vedere come colpo di scena quanto vale, ha messo sul tavolo molti dollari e si è portata a casa gran parte dei prodotti che devono andare all'Europa. Ma qui la colpa è dei nostri governanti, che anziché accettare la proposta di India e Sudafrica di una moratoria sui brevetti dentro l'Organizzazione Mondiale del Commercio, hanno appoggiato gli Stati Uniti per respingere quella moratoria. E adesso fanno gli scandalizzati, vedremo le penali. Ma che penali? Ma sapete cosa hanno dichiarato un'ora fa? Che se non ci sarà abbastanza vaccino della Pfizer per rivaccinare per la seconda volta tutti quelli che hanno già il vaccino, si farà il secondo richiamo con Moderna. Ma non è un gioco da bambini questo. Ma nessuno sa che cosa vuol dire usare due vaccini in due sulla stessa persona in due tempi diversi. Siamo alla follia, oppure quelli che parlano di fare un'unica vaccinazione. Qui c'è una responsabilità enorme del paese, del governo, della Commissione europea. Io credo che anche questo elemento qua debba attraversare le varie mobilitazioni che facciamo, e se siete tutti d'accordo, le mobilitazioni, io chiederei anche che dentro queste mobilitazioni ci sia anche la sottoscrizione della petizione europea, 1 milione di firme, 180.000 firme in Italia dobbiamo raccogliere entro il 30 novembre via internet sui brevetti. A quel punto la Commissione europea è obbligata in 3 mesi ad avanzare una proposta di limitazione dell'impatto dei brevetti in Europa, è obbligata a presentarla al Parlamento europeo e deve diventare una discussione pubblica. Possiamo fare magari una volta una riunione tra di noi in Lombardia in cui spieghiamo esattamente tutti gli obiettivi tecnici, ma il primo punto è lì dove tu, Europa, tu Stati, avete finanziato un vaccino. Non è possibile che poi il brevetto e la produzione rimanga in mano a un'azienda, perché una delle richieste era abolire i brevetti, voleva dire socializzare la produzione, e questo non è stato fatto, quindi c'è una responsabilità enorme. Quindi sono questioni che vanno in scala, dalla parte più locale con l'inchiesta, e secondo me ultimo passaggio puramente tattico, non so se siamo tutti d'accordo, se qualcuno la vede in modo diverso, io sono perché non si conceda la tregua, vediamo cosa fa la Moratti. La Moratti sappiamo cosa fa, abbiamo visto cosa ha fatto il sindaco di Milano, abbiamo visto quando è stata ministra che cosa ha fatta, sappiamo le alleanze politiche e sociali che si porta dietro, l'unica cosa che può fare è privatizzare più di tutti. Noi dobbiamo dire anche questa assolutamente a casa, proprio senza vediamo che cosa fa. Ho visto alcuni comunicati di qualche opposizione in regione che diceva non abbiamo nulla da dire contro la Moratti, ma abbiamo tutto da dire contro la Moratti. È figlia di quella cultura, di quegli interessi e ha quel tipo di relazioni. Grazie Vittorio. Sì, io credo che questi argomenti siano fondamentali, soprattutto appunto con l'ultima presa di posizione della Pfizer. Per cui assolutamente, anche per quanto riguarda l'altra modalità, che è quella degli striscioni, questa cosa la possiamo senza dubbio mettere all'interno di tutti gli elementi che serviranno poi appunto per questa giornata del 20 di febbraio. Dunque, adesso Achille Zasso, prego. Io concordo soprattutto con le ultime cose dette da Agnoletto relativamente all'atteggiamento, al comportamento nostro nei confronti della neoassessora e della politica che la Regione Lombardia sta cercando di mettere in piedi sulla legge 23, ma non solo, ma sulla sanità più in generale. Ecco,
Io volevo richiamare un attimo l'attenzione, se mi è possibile, ad alcune iniziative che stanno proliferando, stanno crescendo in questo periodo, anche se si tratta di iniziative non consistenti, ma che tuttavia rivelano una un certo fermento, una certa sensibilità nella popolazione e nelle categorie di lavoratori. Intanto questa mattina c'è stato un presidio alla prefettura di Milano dei lavoratori, organizzato dai sindacati di base, da alcuni sindacati di base, dei lavoratori, delle lavoratrici, dei lavoratori degli alberghi che rischiano il licenziamento per il cambio di appalto, e soprattutto l'Hotel Italia, ma anche altri alberghi di Milano, stanno facendo in merito alle cooperative che assumono i lavoratori e che gestiscono i servizi di pulizia, soprattutto. Problema che è collegato strettamente, ormai direi che si intrecciano strettamente i problemi sanitari dell'epidemia con i problemi economici. Si sono sempre intrecciati, sono sempre stati collegati, connessi, ma in questo momento questa connessione è ancora più forte. Quindi il fenomeno è collegato alla questione, sanitaria nostra, alla iniziativa e alla lotta che noi facciamo. Domani ci saranno in piazza, sempre notizie flash, i lavoratori dello spettacolo, mi risulta. Verifichiamo bene, ecco, questa notizia, ma non sono riuscito ad approfondirla meglio, ma dovrebbero esserci in piazza o alla regione un'iniziativa dei lavoratori dello spettacolo. Domani, contemporaneamente, oltre all'iniziativa annunciata da Cerboni, c'è e da altri, c'è l'iniziativa all'ospedale, davanti all'ospedale Sesto San Giovanni, organizzata dal comitato per la difesa della salute dei luoghi di lavoro e del territorio e da altre associazioni e organizzazioni, dalle 10 alle 12, e con le parole d'ordine vogliamo una sanità pubblica che curi bene, che agisca in tempi brevi, che faccia le cose nel rispetto dei diritti della cittadina di Milano. Questa è veramente organizzata dalla Rete Salute domani e non dal comitato a Sesto San Giovanni. Ah, Rete Salute, sì, va bene. Giustamente. Noi aderiamo, però è dalla Rete Salute sì. Certo. Ecco, io ho ricevuto da te, Michelino, l'avviso e non ho approfondito meglio chi sono i reali organizzatori nel loro insieme. Ho citato quindi il Comitato per la Difesa della Salute dei Luoghi di Lavoro e del Territorio. Ecco, l'altra cosa che volevo dire, sempre nell'elenco dell'elencazione di fatti, è che domani ci sarà anche un'assemblea dei lavoratori cosiddetti combattivi, cioè del patto d'azione. Esiste questa nuova aggregazione, questa nuova formazione, che naturalmente affronterà anche i problemi, oltre che i problemi di carattere sindacale e del lavoro, i problemi della sanità, perché ovviamente questo tema è un tema ormai centrale, fondamentale, imprescindibile. Ecco, questo per dire che qualcuno negli interventi precedenti ha detto che sarebbe bene, sarebbe opportuno, se si potesse organizzare prima del giorno 20 febbraio, anche se si riuscisse ad organizzare anche altre iniziative, anche di dimensione non ampia, non basta, ma comunque terrebbero il collegamento, non allenterebbero la connessione, il nesso che c'è stato fra quello che abbiamo fatto nel dicembre e quello che verrà fatto anche il 20 di febbraio e nei giorni. Sì. Quindi
non sarebbe male se, per esempio, si potesse vedere di organizzare in questo lasso di tempo una qualche iniziativa, io pensavo, in Piazza del Duomo, naturalmente nel rispetto del Duomo di CPM, che però ha le caratteristiche che qualcuno ha accennato, e cioè le manifestazioni fisse, non in movimento, rispettando le distanze, eccetera, sono ammesse, non so, anche nel caso in cui, se ho capito bene, mi pare che sia così, nel caso in cui, come sembra che sia, Milano e la Lombardia diventino zona rossa. Quindi, ecco, se si potesse organizzare qualche cosa. Il giorno 23, le date ormai sono un po' a raffica. Quindi domani allora ci sarà, dicevo, una manifestazione di lavoratori combattivi e una manifestazione, un'assemblea che deciderà sul 29 e il 30. Il 29 e il 30, questo mese, ci sarà sarà lo sciopero dei sindacati di base, di alcuni sindacati di base, cioè sciopero generale il giorno 29 e il giorno 30 delle manifestazioni nelle città, o un'unica manifestazione concentrata a Roma, ma è più probabile che ci siano manifestazioni nelle città, che naturalmente tratteranno il problema della sanità, un problema principe in questo momento, i problemi del lavoro e la crisi economica e sociale. Ecco, queste cose io volevo ricordarle per appunto richiamare l'attenzione sulla opportunità di iniziative che colmino questo periodo. Va benissimo tutto quello che è stato detto per il giorno 20, le lenzuola, iniziative da fare a proposito della legge 23, sull'atteggiamento che sta assumendo, ha già assunto la Moratti a proposito dei tamponi nei centri privati, o altre iniziative che verranno contro il belletto della legge 23, che è la cosa che va respinta e rifiutata con forza, con maggiore intensità in questo momento, perché il passaggio di questa soluzione potrebbe significare sicuramente un passo indietro, una regressione rispetto alle posizioni che con difficoltà abbiamo conquistato in questi ultimi periodi e che intendiamo con fermezza a tenere per non retrocedere rispetto. Ecco, quindi voglio dire, per concludere, una situazione molto articolata, dove ci sono, come ho detto all'inizio, iniziative che stanno sorgendo, che alcune sono state già programmate, altre verranno definite, ma che rivelano una, nelle difficoltà enormi che stiamo vivendo, che stiamo vivendo naturalmente il movimento dei sindacati, delle associazioni, delle organizzazioni tali. Di fronte, in mezzo a queste difficoltà, esistono però momenti che fanno pensare a una possibile nascita, rinascita della diciamo, conflittualità, della opposizione, soprattutto alla politica sanitaria del governo, mettendo, come è stato detto da Agnoletto, cose orrende, e anche e soprattutto della regione Lombardia, della quale conosciamo abbastanza dettagliatamente il comportamento, la posizione, eccetera. Queste cose qua io volevo ricordare, quindi tentare di organizzare, poi se avremo occasione, come spero, di rivederci in tempi brevi. Importanti sono queste riunioni. Vorrei sottolineare che le riunioni in remoto, via una videoconferenza,
sono utilissime e nel momento in cui è difficile, anche se non impossibile, organizzare qualche iniziativa di riunione in presenza, si può fare, si può tentare di fare. Sono importantissime, però importante, io vedo, è la presenza fisica, la possibilità di mandare un messaggio, lanciare un messaggio in presenza, da vivi, da persone che sono sul territorio, relativamente ai problemi disastrosi che si stanno profilando e di fronte agli errori politici che sta commettendo il governo della regione in un momento come ho finito, io ho cercato di dire alcune cose, vorrei che magari ci si pronunciasse, ecco, su queste possibilità. Grazie. Grazie, grazie Achille Zasso. Adesso ho Andrea Viani, prego. Ieri sera noi abbiamo nell'Odigiano il coordinamento territoriale Odigiano per il diritto alla salute e ha fatto l'assemblea, la quarta assemblea plenaria del coordinamento. E presento i risultati molto rapidamente. Intanto per le cose che abbiamo già detto in altre occasioni, è stata messa a punto compiutamente la piattaforma territoriale per il diritto alla salute. E questa piattaforma parte dall'individuazione delle carenze sui servizi sanitari e sociosanitari sospesi, le carenze sui servizi di rete ospedaliera, le carenze sui servizi di rete territoriale e le carenze sui controlli dei contagi nei luoghi di lavoro. E queste tematiche derivano dalla registrazione, dalla rilevazione dei bisogni e dei guasti che sono prodotti nel periodo pandemico, che ovviamente sono esaltati da questa vicenda, ma che riguardano la sostanziale inconsistenza del sistema sociosanitario territoriale, del sistema sanitario territoriale lombardo. La piattaforma quindi ha individuato queste carenze e stiamo definendo con estrema precisione le richieste per ciascuna di queste carenze. L'assemblea di ieri appunto ha incaricato il gruppo tecnico di lavoro per definire esattamente le richieste corrispondenti a queste carenze. L'insieme di queste carenze è stato reso noto a livello pubblico e in particolare abbiamo inviato una lettera a tutti i sindaci dell'ASST di Lodi per conoscenza all'ATS, precisando che queste carenze sono letteralmente delle violazioni dei livelli essenziali di assistenza e che quindi rappresentano dal punto di vista della responsabilità del sistema degli obblighi operativi. Questa comunicazione ai sindaci ha un duplice obiettivo. Da un lato, appunto, informare anche i sindaci che spesso sono, specialmente nei piccoli, nei piccolissimi comuni, il nostro territorio è sostanzialmente fatto di piccoli comuni, non hanno le conoscenze specifiche riguardanti queste questioni, incontrano le difficoltà e i disastri, ma non hanno competenze al riguardo. Quindi da un lato era per creare un'informazione anche a livello istituzionale comunale e indicare la responsabilità ai sindaci e chiedere ai sindaci appunto una mobilitazione e per un'iniziativa comune su questi temi.
Lo sviluppo della piattaforma, un attimo ancora, ovviamente noi abbiamo inviato questa lettera ai 61 sindaci dell'ASST, non abbiamo avuto risposte se non per un numero limitato di sindaci che comunque, con i quali comunque stiamo riproponendo per il coinvolgimento dei sindaci stessi, tenuto conto che spesso questo tipo di comunicazione dal livello sociale al livello istituzionale non funziona, non funziona da tempo, non funziona anche adesso. Questo primo gruppo di sindaci costituirà appunto una rete, un tavolo di confronto con il coordinamento territoriale, tenuto conto che il coordinamento sta lavorando per comporre assieme i diversi comitati che si sono costituiti territorialmente. È significativo che i comitati che abbiamo sul territorio sono comitati per i danni causati alla rete ospedaliera, per i disservizi causati alla rete ospedaliera, perché purtroppo l'ospedalocentrismo fa delle proprie vittime dei complici. Cioè, i comitati sono letteralmente piegati sull'idea che il problema centrale è la questione degli ospedali. Viceversa, come sappiamo, la questione degli ospedali è solo una parte, non la parte essenziale, delle problematiche che abbiamo e delle prospettive in generale. Quindi bisogna recuperare anche questa dimensione. In effetti abbiamo aperto un confronto, una discussione con i comitati e l'ipotesi appunto è che il coordinamento raccolga tutti questi elementi. Quindi la piattaforma da un lato parte dall'inchiesta sui bisogni, sulle carenze registrate, dall'altro incrocia i soggetti di queste problematiche, e cioè la popolazione, il soggetto fondamentale, i sindaci che sono responsabili della salute dei cittadini e le associazioni, le auto-organizzazioni esistenti. Tutto questo appunto cercando di produrre una capacità operativa che rendesse la consapevolezza della situazione critica e delle difficoltà strumento importante per la mobilitazione. Nell'assemblea abbiamo appunto fatto questa messa a punto della piattaforma e delle iniziative di collegamento e di coordinamento di tutti i diversi soggetti, quindi la popolazione, i comitati spontanei, i sindaci. È ovviamente un lavoro in itinere, ma i primi risultati ci sono e nel frattempo abbiamo messo a punto anche l'ipotesi di mobilitazione. Ovviamente se si fa una piattaforma, la mobilitazione non è un dato accidentale, occasionale, legato a un appuntamento specifico, ma diventa un fatto permanente. Di conseguenza abbiamo deciso di effettuare questo lavoro per tutto il mese di gennaio, di febbraio, un attimo che controllo perché non vorrei dire, per tutto il mese di gennaio, ovviamente questo comporterà anche di splafonare con iniziative perlomeno all'inizio di febbraio, serie di presidi davanti ai comuni, a partire dai comuni più importanti, possibilmente davanti a tutti i comuni, non sarà possibile proprio a tutti, ma comunque un buon numero di comuni, su un buon numero di comuni sicuramente, e questo sarà possibile anche nell'eventualità della zona rossa, perché per l'appunto i presidi saranno gestiti dai cittadini dei comuni. E quindi potranno farlo senza il problema dello spostamento da un comune all'altro. E i presidi saranno fatti davanti ai comuni, dicevo, per informare sui contenuti della piattaforma, per fare un'informativa generale e per sollecitare
i sindaci a partecipare all'iniziativa di coordinamento che per l'appunto per il momento compone assieme, in grado di comporre assieme una decina, forse anche 15 sindaci, ma probabilmente ce ne saranno anche altri, che faranno un primo incontro e istituiranno un tavolo di lavoro sulla piattaforma. Quindi tramite appunto questi presidi rilanciare il rapporto rivendicativo nei confronti della SST. Noi abbiamo già tentato di aprire un tavolo con la SST senza risultato finora, ovviamente questo perché se non c'è mobilitazione la risposta degli organismi istituzionali è zero, e con la mobilizzazione siamo assolutamente certi che le cose cambieranno. Naturalmente noi l'incontro con la SST lo facciamo sui contenuti di piattaforma, cioè indicando le carenze e pretendendo la risoluzione delle carenze nell'immediato e la risoluzione delle carenze in prospettiva secondo una logica che non sia opportunisticamente quella della legge 23 in sostanza. E facendo questo lavoro diventa possibile rendere la battaglia sulla legge 23 una battaglia di massa e non semplicemente una battaglia di militanza. Non semplicemente un'indicazione di alternative razionali e politicamente corrette e socialmente corrette alla legislazione vigente. Perché per l'appunto facendo informazione e dimostrando, evidenziando il fatto che questi disastri derivano proprio dalla filosofia della legge 23, cioè dalle caratteristiche di questo impianto, non solo la legge 23, ma per l'appunto la legge 23 è al momento il focus di questa contraddizione. È ovvio che se si fa una piattaforma e se questa piattaforma si traduce in mobilitazione con degli obiettivi concreti, che ovviamente sono alternativi all'impianto politico dominante, questo è il terreno più adeguato per far fronte alla battaglia sulla modifica della legge 23, sul cambiamento o sul rifiuto della legge 23. Probabilmente i rapporti di forza non sono tali da pretendere chissà quale risultato, ma certamente mettere in piedi una logica di tipo emergenziale, quindi fare in modo che in ogni provincia si proceda alla rilevazione delle situazioni di disastro, all'inchiesta di cui parlava prima Agnoletto, e che questa inchiesta diventa la base di una piattaforma rivendicativa che può articolarsi temporalmente, essere un supporto decisivo rispetto alla battaglia contro la legge 23 da un lato, e essere però di supporto alla battaglia che continuerà anche dopo. E se non riusciremo ad ottenere dei risultati, dei cambiamenti importanti nell'immediato sulla riforma della legge 23, sul cambiamento della legge 23, questo non vuol dire che il problema è chiuso, al contrario, la situazione rimane completamente aperta e bisogna mantenere e costruire una capacità organizzativa e emergenziale permanente, in modo tale che le inadempienze, i disastri che si producono vengano costantemente rilevati e si traducano costantemente in rivendicazioni. E dobbiamo costruire questa capacità. Se non costruiamo questa capacità, rimarremo con tante iniziative importanti, tante azioni emergenziali legate a un particolare disastro, a un particolare bisogno, senza mai riuscire ad interagire con il quadro generale, il quadro politico generale. Quindi questo è un po' il lavoro che abbiamo fatto e il programma che abbiamo definito. Riassumendo, la piattaforma, il sostegno della piattaforma dei soggetti assolutamente coinvolti, la popolazione, i comitati, i livelli auto-organizzativi e il livello istituzionale più vicino, quello del sindaco, che è vero che anche lì la situazione è difficile, ma c'è certamente attenzione e coinvolgimento da parte dei sindaci più sensibili. Questo
altro, una contraddizione anche rispetto a quelli che non gli frega niente. E poi appunto su questa base la mobilitazione. Tra l'altro questa questione dei sindaci andrebbe valutata con estrema attenzione, perché ci sono forze politiche che stanno tentando di assemblare i sindaci su proposte di accettazione o di mediazione o di formalizzazione, di pura modifica formale della legge 23. E quindi o i sindaci, che sono quelli che impattano con le maggiori difficoltà, hanno la possibilità di muoversi in alternativa, oppure ce li troveremo per gioco forza sul fronte di chi dice: ma sì, vediamo cosa farà la Moratti, vediamo quali sono le possibilità di cambiamento, eccetera eccetera, siamo propositivi e compagnia briscola. Quindi o diamo una svolta organizzativa al nostro lavoro, oppure saremo costretti a limitarci alle iniziative particolari, emergenziali, situazione per situazione, drammaticità per drammaticità. Ho finito. Grazie, grazie Andrea Viani. Sì, in effetti non bisogna lasciar passare troppo tempo, perché sennò davvero questa questione della Moratti può sì far abbassare molto i toni, appunto soprattutto per quanto riguarda i sindaci, che magari potrebbero essere un punto interessante da così da poter agganciare. Gioanna Capelli, prego. Allora, mi sentite? Sì. Sì, bene, l'intervento di Viani, anche quello prima di Agnoletto, mi permettono di essere molto breve. Prima volevo fare un ragionamento politico, che secondo me dall'ultima volta che ci siamo riuniti, quando valutavamo insieme, in modo anche abbastanza concorde, ma con qualche piccola, diciamo, diversità, il documento nazionale che il Ministero aveva commissionato l'Agenzia regionale, penso che abbiamo fatto dei passi avanti, anche se non sono, dal mio punto di vista, dell'analisi, non sono passi avanti positivi, perché come si è chiusa, diciamo così, in Lombardia, il fallimento dichiarato della sanità lombarda, che avrebbe potuto essere chiuso da un commissariamento, da un giudizio della legge 23 molto più pesante, che richiedesse una sua totale abrogazione da parte del governo, con, diciamo così, con atti tutti all'interno del rapporto politico istituzionale. Il fatto che non sia andata così il fallimento sia stato chiuso da un impasto di giunta e una sostituzione di Gallera con la Moratti, secondo me ci dovrebbe allarmare, perché appunto Moratti è molto più capace dal punto di vista neoliberista di Gallera. Adesso io non richiamo solamente quello che ha fatto da sindaca e dal ministro dell'istruzione, ma anche tutto quello che Marmaceto ha detto, che lei ha fatto dal punto di vista della finanza allegra e delle relazioni pesanti con tutti, con delle forze molto, molto potenti, che non sono la piccola impresa, ma sono dei grandi monopoli. Io penso che lei abbia esattamente il compito di compiere quello che nel piano nazionale di rinascita e di resilienza è, secondo me, l'obiettivo principale, che è quello della modernizzazione e della digitalizzazione, e che in medicina si riduce appunto a quello della medicina attraverso le nuove tecnologie, che secondo me è molto lontano da quello che diciamo noi, no? Nel senso che io non sono contrario alle nuove tecnologie, ma che tutto il problema delle disuguaglianze sociali della medicina che in Lombardia la medicina privata si risolve unicamente con tutti questi fondi che vengono dati
dal piano nazionale alla digitalizzazione e all'innovazione, secondo me è veramente il segno che noi dobbiamo veramente fare una lotta a fondo. Quindi nessuna speranza in quello che la Moratti dice, perché lei lavora in modo più organico e forse anche purtroppo più efficiente contro di noi, e quindi secondo me dobbiamo continuare il lavoro che abbiamo fatto sapendo che noi adesso io volevo parlare delle iniziative. Prima di tutto sono d'accordo su quello che ha detto Agnoletto, che dobbiamo avere l'idea anche di raggiungere quelli che hanno fermato la petizione, che non sono raggiunti dalle nostre cose, quindi questa questione delle lenzuola, delle parole d'ordine, forse va organizzata anche in modo più capillare, secondo me è importantissima, perché fa vedere che c'è un'iniziativa territoriale che tiene insieme tante speranze, tante denunce che sono state fatte. Ecco, allora volevo parlare delle iniziative locali. Secondo me sono importantissime, ma io penso che tutte le iniziative locali dovrebbero, da un lato, approfondire l'analisi della situazione locale, quindi andare al di là della propria ragione di esistere per vedere veramente che cosa sono i bisogni locali, e poi portare in queste iniziative locali appunto la dimensione europea del tema dei brevetti e dei vaccini, perché adesso il problema dei vaccini diventa veramente una cosa drammatica dopo quel che ha detto Agnoletto, no? E anche il tema del nazionale, di quello che sta avvenendo. Quindi secondo me, se noi riusciamo a capire tutte le iniziative locali che sono benvenute, sono da moltiplicare, ma dovrebbero avere come elemento comune non solamente il riferimento a noi, ma anche il fatto che ci dovrebbe essere lì qualcuno che fa firmare, non so, dato che è una firma online, bisogna capire come si fa, la petizione europea che dà appunto anche questo nostro volantino. Secondo me questo collegamento è importantissimo, perché le cose che noi diciamo sono a volte considerate delle cose ideologiche, no? In parte nel senso buono dell'ideologia, però sono cose che non si capiscono subito a partire da un bisogno, da un'esigenza parziale, locale. Quindi secondo me dobbiamo fare in modo di moltiplicare le iniziative locali e di fare in modo che queste iniziative locali abbiano anche uno spessore dentro, qualcuno che fa presente la dimensione europea, la dimensione nazionale e soprattutto lo scontro, che è proprio uno scontro frontale con la giunta lombarda. L'ultima cosa che volevo dire è la questione, io questa cosa qui la diciamo sempre, ma forse non la sottolineiamo mai, sono importanti i sindaci, ma secondo me nel tentativo di far rivivere lo spirito della 833, noi dovremmo dare uno spazio, forse anche motivandolo, alla partecipazione al basso, alla partecipazione popolare. Allora, io mi ricordo l'esempio, più migliore di ciò che è avvenuto in passato era il comitato di gestione dei consultori. Ecco, noi dovremmo insistere su questa necessità, perché anche tutte le, per esempio anche il comitato di Lodi, no? Uno si praticamente si, giustamente si sono autonominati, autodichiarati comitato, ma se ci fosse dall'altra parte e anche in generale una condivisione della necessità della partecipazione democratica dal basso, non solamente come controllo, no? Come controllo della trasparenza, ma come partecipazione alle vicende della sanità del nostro territorio, secondo me, ecco, io penso che su questo problema noi dovremmo fare di più e anche dire di più. Vi ringrazio.
Grazie. Dunque, adesso Fabrizio Baggi, prego. Allora, ciao a tutte e tutti, spero che mi sentite, mi vedete bene. Sì. E allora, anche secondo me, il fronte delle iniziative in queste settimane che ci dividono dal 20 è fondamentale. Sono fondamentali le iniziative nei territori, le famose iniziative di preparazione. E per il 20 vedo un'iniziativa regionale suddivisa e messa a rete attraverso le piattaforme, i canali che abbiamo, o in modo tale che diventi, come avevamo fatto alla fine dell'anno scorso, un'iniziativa che vede messe a rete più piazze che dicono la stessa cosa. Perché il momento è ora, e sono assolutamente d'accordo con tutti gli interventi precedenti, io sto a ripetere, sono d'accordo con Giovanna, con Vittorio, con tutto quello che è stato detto. Il momento è difficile e c'è da fare una forzatura politica molto forte per contestare la legge 23 e per contestare anche quello che ci aspetta dal punto di vista sanitario, che questo impasto che la regione ha fatto e con la quale crede o pensa di essersi lavata la coscienza della responsabilità. Io quando ho sentito Fontana più volte nei TG oggi dire che farà ricorso perché la Lombardia è di nuovo in zona rossa, quando se la Lombardia è di nuovo in zona rossa è anche a causa della scellerata gestione del sistema sanitario che la sua giunta, lui, hanno avuto e che hanno intenzione di continuare ad avere, mi viene la pelle d'oca. Vado un po' per punti, sono assolutamente d'accordo e credo che dobbiamo trovare il modo di farlo, visto con la firma online, di mettere tra i punti delle nostre iniziative la sottoscrizione dell'ICE, l'iniziativa dei cittadini europei di cui parlava Vittorio, perché è un pezzo importante della mobilitazione che dobbiamo andare a fare. E assolutamente d'accordo anche sul dover fare un lavoro di inchiesta, come in Fondazione lo stiamo anche già facendo attraverso le nostre federazioni, i nostri circoli, e credo che sia una cosa che assolutamente va fatta e va potenziata. E sul volantino, io credo che il volantino che ci ha mandato Marco sia un ottimo documento. Renderlo volantino forse, ma mi metto a voi, vi chiedo cosa pensate, è un po' tanto pieno, un po' tanto scritto. Forse un volantino dal quale poi, se si potrà, verrà volantinato, cosa che non credo, se non si potrà, verrà usato sul web e potranno essere fatte magari anche delle infografiche che funzionano molto bene sui social, prendendo i vari punti del documento, del volantino e magari decidendo di creare una hashtag ufficiale, fare uscire un'infografica al giorno sui tre social, non lo so, butto lì, a me piace la comunicazione, per cui ogni tanto ho queste proposte che però secondo me possono anche essere fruttifere e funzionare. Ecco, forse appunto, dicevo, come volantino è un po' tanto scritto, quindi magari lo terrei come documento base da diffondere, far girare, pubblicare, mandare via mail, via WhatsApp, via Telegram, via tutte le piattaforme, i canali che utilizziamo e che abbiamo, e sarei per fare delle forme più snelle, magari appunto più infografiche, più volantini per i vari punti, uno per ognuno dei vari punti compresi in quel documento, da utilizzare sui vari social e da utilizzare, se si potrà, proprio anche come volantino di piazza. Per il momento mi fermo qua. Va bene, grazie Fabrizio. Adesso Roberto Zanotto, prego. Sì, ciao. Io, il nostro presidio di domani come rete salute e sanità pubblica ha quattro obiettivi. Il primo obiettivo è il sostegno a delle proposte estremamente concrete, spicciole, raccolte dalle denunce che ci sono state fatte sul funzionamento della sanità pubblica in questi sei mesi. Per cui sono proposte estremamente concrete perché la sanità pubblica garantisca visiti e esami in tempo e lo faccia in modo soddisfacente e con facilità per tutti. Questo è il primo obiettivo, il sostegno a delle richieste estremamente concrete. Il secondo è quello di avere sul territorio un'organizzazione sanitaria efficiente e il ripristino dei servizi di prevenzione. Su questi due obiettivi
la cosa che ci aspettiamo dal presidio di domani è che ci sia un impulso forte che ci consenta di rinnovare la richiesta di incontro alle direzioni di ATS e di ASST a cui abbiamo inviato le nostre proposte. E sono passati 2 mesi, ma in questi 2 mesi non ci hanno mai risposto. Il terzo obiettivo è la difesa dell'ospedale pubblico di Sesto. Hanno ridotto alcuni servizi del pronto soccorso, hanno eliminato il reparto di cardiologia, come diceva Vittorio, hanno affittato a un piano intero a una società privata e hanno spostato medici e tecnici. Il rischio è che questo diventi un ospedale completamente inutile. Il quarto obiettivo è quello di cancellare e non emendare la legge 23. Questi sono i 4 obiettivi con cui domani noi andiamo al presidio. Sul documento, sul volantino che ha inviato Marco Caldiroli, io lo apprezzo, lo condivido, ho una necessità, ho un'esigenza, che quel volantino riesca a diventare un contenitore, un ente e amplificante di quelle che sono le estremamente condividenti iniziative che ci sono nei vari territori. Perché diventi un contenitore, un ente amplificante, io penso che Volantino abbia bisogno di ancora 2 cose. La prima cosa è quello che diventi una piattaforma, per cui per essere diffuso probabilmente ha bisogno di essere rivisto perché sia letto in pochi minuti, però io penso anche alla necessità di diventare una piattaforma, perché una cosa precisa, una cosa che riesca a raccogliere tanti consensi. E la seconda cosa di cui ha bisogno è di individuare una controparte. Nel volantino ci sono richieste che vanno indirizzate a qualcuno. Per cui serve che diventi una piattaforma e che questa piattaforma si trovi la controparte a cui indirizzarla. Può essere le 8 ATS della Regione Lombardia, può essere l'assessorato al welfare, può essere il presidente della Regione, non so, però dobbiamo individuare una controparte a cui inviare quella cosa. Noi, nelle nostre iniziative come Rete Salute di Sesto, abbiamo scelto di non coinvolgere il sindaco. La valutazione che abbiamo fatto è che sarebbe stato dannoso il coinvolgimento del nostro sindaco, per cui noi abbiamo saltato a pie pari questa cosa e tutte le richieste noi le abbiamo fatte direttamente alle direzioni di ATS e SST. Per cui domattina noi ci aspettiamo di essere tantissimi e di godere dei risultati. Grazie. Dunque, a questo punto, Manuela Sorrentino, prego. Io sarò brevissima. A Como avevamo creato già dal 2014 il Comitato per la Cittadella della Salute, che era nato come un comitato di scopo per la valorizzazione dell'ex ospedale Sant'Anna, in modo che, come d'accordo di programma, si trasformasse in una cittadella della salute. Cosa che non è mai avvenuta, anche se in questi anni noi abbiamo fatto molte iniziative pubbliche e ci siamo incontrati diverse volte anche con le parti istituzionali, trovandoci sempre di fronte a un muro di gomma. In occasione della pandemia abbiamo riflettuto su quello che poteva essere il nostro ruolo e abbiamo deciso, da comitato di scopo, di trasformarci in un comitato che abbia un'azione politica e quindi estendere quelle che erano le nostre richieste rispetto alla
medicina del territorio e tutte le altre istanze che sono già state evidenziate e che quindi non ripeto, a livello provinciale. Quindi a breve dovremo fare un nuovo incontro, perché avevamo comunque intenzione di partecipare anche a livello locale, di promuovere un'iniziativa a livello locale per il 20 di febbraio, quindi lo segnalo come possibile iniziativa. Un'ultima cosa che volevo far notare, che secondo me non è ancora emersa, è che in questi giorni stavo guardando il nuovo piano pandemico e nel nuovo piano pandemico ho rilevato che c'è una cosa estremamente grave, perché si mette nero su bianco l'ipotesi che in caso di carenza di risorse bisognerà fare una scelta di cura, e questa scelta di cura privilegerà diciamo la persona che ha più possibilità di essere curata e quindi superare quello che potrebbe essere una situazione critica. Ecco, io credo che questa sia una cosa molto grave, perché di fatto riconosce che non tutti abbiamo diritto alla cura e sottoscrive il fatto che un sistema sanitario possa trovarsi in una condizione in cui le risorse non sono sufficienti per curare tutti, e come scelta diciamo fa proprio quello di sacrificare la vita del più fragile e del più debole. Grazie. Grazie, grazie Emanuela. Allora, sì, per quanto riguarda questa vicenda del piano pandemico, in effetti questo senza dubbio era uno dei punti che assolutamente bisognava inserire tra quelli che bisognerà riportare poi il 20 di febbraio. Dunque, io non ho più nessuno iscritto, mi pare di non avere, saltato nulla, no? Per cui se c'è qualcun altro che vuole intervenire, non so, sul volantino o sulle iniziative. Ok, allora Fulvio, perché probabilmente non deve aver scritto tutti. Sì, prego Fulvio. Va bene, grazie. Io credo che anche questi ultimi interventi stiano andando verso la sintesi. Per cui pregherei voi che tenete in mano questo incontro, voi nel senso di Antonio e Marco Caldiroli, di arrivare poi ad una sintesi che riguardi sia le iniziative che ci sono che la linea che deve essere portata avanti, perché mi sembra che sia stata, queste cose siano state dette, e allora va bene anche scriverle. E pertanto credo che sia venuto fuori con molta chiarezza che quello che è stato portato avanti precedentemente a riguardo della questione della legge 23 e del commissariamento della Regione Lombardia sia tuttora valido. Certo, il commissariamento non c'è stato, e c'è stato un commissariamento più pesante per rimarcare la vecchia linea, e quindi questo è assolutamente da tenere in considerazione, perché chiaramente sia con il discorso della Moratti sia con le iniziative che sono state ricordate di privatizzazione all'interno di alcuni ospedali, vuol dire che la Regione Lombardia non ha alcuna intenzione di modificarsi, e vuole anche dire però che noi con la popolazione della Regione Lombardia non riusciamo a fare in modo che questa linea che viene portata avanti venga rovesciata, e quindi questo ci dobbiamo un po' porre questo problema e questa necessità. E mi sembra che le iniziative che vengono fatte sono importantissime e vanno fatte e vanno ricordate,
però nello stesso tempo occorre che ci sia, sia portato avanti una necessità di aggregazione maggiore. Non so, questa settimana c'è stato un altro webinar della, dell'Associazione La Salute e Diritto Fondamentale, che ha riguardato, che è molto grossa, ci sono tante associazioni che ne fanno parte, era soprattutto legata alla Toscana, che ha preso in considerazione il Recovery Fund, il pezzo che riguarda la questione della salute. E credo che anche questo, nella riunione prossima che faremo a livello nazionale, vada messo in conto, anche se evidentemente siamo in un periodo in cui non capiamo bene che cosa succede a livello politico. Però io ripeto, c'è una necessità di aggregare le forze, e come c'è di aggregare le forze e di aggregare anche le forze dal basso, come già qualcuno ricordava. I sindaci sono assolutamente importanti, come sono importanti i cittadini, che devono aggregarsi e devono partecipare. Le leggi sono piene di proposte e di dei diritti e della partecipazione delle persone, e sono tanto piene quanto è disattesa questa possibilità, anche perché occorre far fatica da parte delle istituzioni a riconoscere le aggregazioni e a riconoscere le possibilità che hanno di parlare. Credo quindi che alla fine queste cose devono, dicevo, essere raccolte, ed è gravissimo quello che viene detto del piano pandemico. Io, a questo a me era sfuggito, ma assolutamente non si può fare la selezione delle persone, no? Come già è stato fatto fra l'altro precedentemente. E quindi questo va, è una delle cose che sono da assolutamente rimarcare. Finisco per dire questo. Sul discorso nazionale, io oggi, adesso sono ancora a Roma perché ho avuto la possibilità di incontrare il capo della segreteria del ministro della salute. Non riguardava la questione della sanità propriamente detta, perché era un discorso su una ricerca proposta dalla regione Sardegna in tema di amianto, quindi sulle malattie asbesto correlate con l'amianto, in particolare il tumore del polmone e il mesotelioma della pleura. E però, anche se lì era la cosa molto specifica, ho cercato di aprire il discorso anche un po' più su altri tipi di temi, e ho visto che si può utilizzare, anche senza farsi alcuna illusione, si può utilizzare anche questo tipo di canale. E quindi, e credo che sia importante avere un canale nazionale, perché abbiamo il discorso della Lombardia, che è quello che è, che qui è durissimo riuscire a spuntarla con la Lombardia, e abbiamo il discorso nazionale, che poi passa come una cosa avanzata, perché ci sono dei soldi che questa associazione criticava, perché sono pochi giustamente, e perché anche qualitativamente sono tutto sulla digitalizzazione. Anche questo, non c'ho niente contro la digitalizzazione, ma non può, la digitalizzazione non può essere a scapito del personale, perché la questione della salute è una questione di relazione anche e soprattutto, e quindi ci vogliono le persone, non possono essere messe da parte. E quindi io direi che abbiamo anche un altro canale. Noi siamo rimasti d'accordo così alla fine di questa riunione, naturalmente sul tema che abbiamo affrontato, però abbiamo aperto anche un po' la strada alle questioni di carattere più generale e alla vicenda della sanità. Ok. Grazie Fulvio. Allora, sì, credo che chiaramente bisognerà fare poi
un punto della situazione nel giro di breve per almeno tirare fuori i punti di questa riunione, anche magari di quella precedente. Dunque, se c'è... Allora, io intanto ho inserito per domani questo incontro che è previsto, è stato organizzato da Libera, appunto sulla sanità. Niente, al limite lo mando poi anche nel gruppo della mailing list. Allora, io non ho nessun altro, mi pare. E se c'è qualcuno che vuole intervenire ancora sul volantino, sulle varie proposte. Se posso, ho messo, sì, quella notazione, perché specificherei un po' meglio, come ho messo nella nota, che comunque non ci interessa che siano rispettati i tempi per le liste d'attesa, e comunque secondo me anche i ticket sono troppo alti, perché tante volte non si capisce come vengono calcolati questi ticket, sono rispetto al costo originario della prestazione, i ticket sono troppo alti. Quindi, aggiustando poi le parole, io ho messo, invece che fondato sul pubblico, fondato su una sanità pubblica che garantisca tempi di attesa ragionevoli, poi ripeto la parolina, poi magari la aggiustiamo, e ticket di basso importo. Basta. Certo, consideriamo che qui in Regione Lombardia i ticket sono stati calcolati in maniera differente rispetto alla maggior parte delle altre regioni. Qui di fatto, per non avere problemi dal punto di vista di bilancio, le hanno semplicemente legate al costo, diciamo così, al rimborso che è previsto tariffario. Per cui una risonanza magnetica ha un ticket maggiore rispetto a un prelievo semplicemente per quello. In altre regioni invece sono stati utilizzati altri metodi. E chiaramente questo è un altro discorso che bisognerebbe sollevare, anche se io continuo a dire che bisognerebbe arrivare all'abolizione totale del ticket, perché il super ticket, diciamo, è stato tolto, era il primo passo, ma il passo successivo dovrebbe essere proprio quello di richiedere la totale abolizione del ticket, perché adesso in questi casi, in questo momento, non ha più neanche senso. Considerando poi anche il fatto che con l'aumento, seppur ancora contenuto fortunatamente, ma bisognerà vedere poi che cosa succederà con i nuovi contratti, con l'ingresso delle assicurazioni private, delle assicurazioni, scusate, integrative e sostitutive, che vanno spesso a incidere su quel fattore lì, di fatto ci si trova di fronte a persone che hanno di fatto il ticket rimborsato e altre invece che devono semplicemente pagarlo. Per cui già questa è una assurdità che credo a questo punto può essere sollevata in maniera chiara, dicendo che il ticket deve essere rimosso. Il ticket annualmente era stato calcolato a un valore di circa 3 miliardi l'anno, che prima loro ormai avevano pensato di metterlo a bilancio per ritenerlo come elemento fondamentale del Fondo Sanitario Nazionale, cosa assolutamente non prevista da nessuna parte, è stata un'invenzione che è saltata fuori negli ultimi anni, così senza dirlo in maniera chiara, perché all'inizio il ticket era previsto semplicemente per diciamo impedire che si utilizzassero troppo delle prestazioni anche quando, oppure dei farmaci anche quando non erano indispensabili o realmente utili. Adesso questa cosa, tramite, ripeto, le assicurazioni integrative, è totalmente saltata, per cui hanno messo un altro punto, secondo me, di grosso interesse, che noi dovremmo utilizzare
per dire chiaramente una cosa di quel genere. Nessun altro vuole intervenire? Scusate, dico io due cose. Allora, la prima, colgo, a parte le piccole modifiche che ho fatto in corsa, diciamo così, della volantina, compresa l'ultima, che sono ovviamente ancora modificabili, si può ancora intervenire, ci mancherebbe, però appunto tenetelo come, come dire, come traccia per la produzione da qui al 20, poi vediamo per il 20 di farne uno comune, per le iniziative che fate. Giustamente, come diceva Zanotto, una cosa che va aggiunta è a chi è rivolto, nel senso chi è la controparte, che quindi che per me sono pacificamente i sindaci, più che come controparte, come soggetti da svegliare fuori rispetto al loro ruolo, e dall'altra parte a SST e ATS in particolare. La giunta ovviamente la ritengo persa, nel senso che andrà per i fatti suoi, per certi versi è inutile andare a sollecitarla in maniera esplicita, però occorre cercare di fare, non dico il vuoto, ma comunque di mettere in discussione quelli che sono i piedi d'argilla su cui in questo caso la giunta regionale in qualche modo si poggia. E il secondo aspetto, che giustamente diceva Zanotto, e va configurata un po' meglio, facendo diventare appunto l'insieme delle richieste come proprio non vere e proprie punti di un'avvertenza, che anche quelli sono giocabili a livello locale, nel senso di approfondirne, evidenziarne uno piuttosto che l'altro in relazione alla situazione locale. Come pure, a questo punto magari poi Antonio può dire se è una cosa fattibile e in quale modo, dovremmo cercare di raccogliere tutte quelle che sono le scelte, le proposte, le vertenze a livello locale. Poi ce l'abbiamo, Sesto ha fatto il volantino, poi ovviamente potrà fare delle cose un pochino più approfondite, Como ha accennato che c'è, Brescia ha detto anche lì che ci sono già dei lavori impostati in questo momento. Raccogliere tutti questi aspetti, usare il sito di Medicina Democratica, Facebook, adesso non so quale quello migliore, affinché tutti gli altri possano andare a vederli agevolmente, quindi tra virgolette sfruttarli e ricalibrarli sulla propria situazione, quindi utilizzando l'esperienza delle proposte altrui, ovviamente tenendo conto delle peculiarità di carattere locale. E questo può servire appunto per poter attivare, rendere più agevole le iniziative che comunque si vorrà fare a livello locale da qui al 20. Poi troveremo il modo per il 20 ovviamente di fare in modo che ci sia un qualcosa di più tra virgolette unitario, convergente, per usare un termine che va per la maggiore, e tenendo conto appunto dell'esperienza nel frattempo fatta. Per cui io mi concentrerò su queste cose, vedremo di fare ricostruire, nel senso rimettere un attimino meglio il volantino, mettiamo in comune tutte quelle iniziative di carattere locale che poi ci serviranno, sia servono tra di noi, sia serviranno per calibrare anche meglio il volantino stesso finalizzato al 20. La proposta che poi faceva Vittorio ovviamente è da tenere in ottima considerazione, e si può incominciare magari anche a in qualche modo buttarla lì, nel senso a cercare di ampliarla rispetto al nostro ambito, cioè quella di invitare poi cittadini a mettere sui davanzali, sulle finestre eccetera, dei cartoni, comunque dei cartelli molto sintetici ed espliciti per fare appunto mostrare la rabbia e la scelta di voler andare in controtendenza rispetto all'andazzo, pur non potendo andare in presenza, andare in giro per fare manifestazioni e cose di questo genere. Sì, direi poi, leggendo la nota di Gianni, una volta fatte
queste cose ce le mettiamo in comune, ci rivediamo con una decina di giorni e vediamo se siamo riusciti a mettere assieme, a mettere in comune abbastanza carne per poter poi fare un buon fuoco. Sì, grazie. Allora, dal punto di vista pratico, io farei una cosa di questo genere. Nella giornata di domani vi faccio avere, diciamo così, le modalità per poter inserire, adesso vedrò come fare, non so se lascio una sorta di cartella aperta sul web dove ognuno può inserire diciamo i documenti o le varie i vari volantini, non lo so, appunto relativi alle diverse iniziative che ci sono a livello locale. Io credo che sia importante, ripeto, fare un calendario in modo tale che ognuno di noi sappia che cosa, cioè, appunto che cosa sta succedendo un po' in tutto il territorio. Magari se due iniziative vengono fatte nello stesso giorno, sarebbe anche interessante vedere di almeno unificarle da, non lo so, uno slogan comune. E da questo punto di vista io chiederei allora di mettere la documentazione relativa alle varie così ai vari alle varie iniziative che già ci sono. Metterei qualcos'altro per anche dei suggerimenti per queste parole d'ordine, che dovrebbero essere i nostri suggerimenti da inserire sia sui manifesti che anche sui, sulle lenzuola o sul metodo che poi appunto penseremo di lanciare per il 20 di febbraio. Parole d'ordine, io credo più che frasi sarebbero meglio proprio due o tre parole messe insieme, in modo tale che sia anche più semplice organizzare e definire queste cose. Diciamo, metterei una sorta di form in modo tale che ognuno può inserire, se vuole, una sua idea. Secondo me più idee ci sono, meglio è, in modo tale che poi appunto se ci troviamo la prossima volta, appunto non so se fra 7 o 10 giorni, fra 10 giorni saremmo al 25 ormai, e per cui significa che mancherebbe meno di un mese, volendoci, non lo so, io butterei lì ancora settimana prossima, il 22, però non lo so, ditemi voi se è troppo vicino. Se in questa settimana si riuscisse, diciamo, a riempire queste due cartelle che metterò, almeno con alcune idee, sia sulle parole d'ordine, sia sul calendario. Ah no, il 22 c'è la società della cura, ok, per cui il 25 purtroppo va così, va bene. Niente, per cui manca la possibilità di farlo prima e niente, per cui lasciamo come data il 25, giusto. Poi un altro elemento che volevo inserire, sempre come chiamiamolo così, modalità in modo tale che ognuno possa inserire delle sue idee e poi cercare di fare un punto della situazione con quel tipo di idee appunto fra 10 giorni, quello che veniva richiesto e che era appunto l'inchiesta locale. Per cui se c'è qualcuno che intende sollevare alcuni aspetti, appunto per esempio Lodi ha portato avanti tutta quella verifica e valutazione dei LEA, io penso che magari potrebbe essere interessante se qualcuno ha già così qualche piccola idea a livello
a livello locale di questioni simili, appunto di poterle inserire lì dentro. In ogni caso vi faccio avere tutto nella giornata di domani e appunto vi chiedo di inserire date di eventuali iniziative che fate voi o sapete che devono essere fatte, documenti relative appunto a tutti i problemi, questa sorta di così modalità per scegliere delle parole d'ordine e poi qualcosa relativo appunto alle, alle inchieste alle inchieste di materia sociale e sanitaria appunto nei vari territori. Io credo che se non c'è nient'altro da fare e da dire in questa serata, ci sentiamo a questo punto il 25 e vi chiedo appunto di inserire questi dati. Se qualcuno ha qualche problema nell'utilizzare questi appunto queste modalità, può comunque utilizzare la nostra mailing list e postare direttamente sulla mailing list. Così facciamo anche prima per chi non lo so, non vuole perdere tempo oppure ha delle difficoltà. Niente, allora ci sentiamo a questo punto fra 10 giorni. Vi saluto, grazie a tutti, a tutte. Grazie a tutti. Ciao, ciao. Buonanotte. Ciao, buona serata. Grazie, buonanotte. Ciao, ciao. Ciao.